Siamo a Civitanova Marche, in zona industriale. Tra poco prenderà il via l'undicesimo Gran Premio dell'Industria, sesto Memorial Cesare Lattanzi. Stiamo parlando di una gara nazionale con valenza internazionale, riservate a dilettanti elite e under 23. Qui siamo al Moretti Village, che ospita naturalmente quello che è la pre-gara e tutto il contorno della manifestazione, compresa la riunione dei direttori di corse, compresa la riunione dei direttori sportivi e naturalmente tutto quello che gira intorno a questa manifestazione. La gara è organizzata dall'SD Cam Fermo Costruzioni e Ambiente con l'alto patrocinio del comune di Civitanova Marche. Si gareggerà sulla distanza di 105 km in un circuito di 3,5 km completamente pianeggiante, da ripetere 30 volte, con al passaggio a metà gara il traguardo volante. Il direttore di corsa è Enzo Mantini, il vice è Fabrizio Carnasciali, il collegio di giuria è composto dal presidente Chiara Compagnin, dai componenti Barbara Bernardi e Antonio Ciddio, giudice d'arrivo Luca Masutti, giudice in moto Silvio Saurullo. Qui siamo alle fasi che precedono naturalmente la gara, ci sono le miss insieme a Nicola Moretti, e allora andiamo ad ascoltare adesso proprio Nicola Moretti e il suo Moretti Village, che ospita quella che è la pre-gara per quanto riguarda questa undicesima edizione del Gran Premio dell'Industria a Civitanova. Siamo alla Moretti Village, siamo con Nicola Moretti, tra poco prenderà il via all'undicesimo Gran Premio dell'Industria, gara ciclistica nazionale per dilettanti elite under 23. Moretti, come sempre, si mette a disposizione degli organizzatori, lo ha fatto ogni anno e anche quest'anno vediamo tanti corridori che sono qui in una giornata quasi primaverile. Sì, buongiorno a tutti, sì, è una cosa bellissima, probabilmente, come dicevo prima, gli amici e Cesare Lattanzi che ci aiuta dall'alto, che ci porta il sole ogni volta che c'è questa manifestazione, che ci sorprende perché ogni anno è sempre più vivace, sempre più piena, e quindi come Moretti Village e come sostenitori del ciclismo, insomma, partecipiamo sempre molto volentieri. Partecipare sempre molto volentieri, abbiamo visto che ogni anno che veniamo a questa gara troviamo il Moretti Village rinnovato. Sì, è uno sforzo che stiamo facendo insieme a tutta la famiglia proprio per cercare di migliorare sempre di più questo posto. Ormai abbiamo aggiunto piscina, campi da padel, tutti i campi da calcio, insomma è diventata un'attività sportiva a 360 gradi. Poi stiamo cercando di ampliare anche l'area dove adesso abbiamo i laghi per fare una bella passeggiata di giorno. Insomma, sta diventando una cosa che sta crescendo bene e dobbiamo migliorare di anno in anno, ma ogni anno, insomma, è sempre più verde e sempre più accogliente. Torniamo alla gara ciclistica, 200 iscritti, 176 partenti, il massimo che si può in una gara dilettantistica. Oggi lo spettacolo non mancherà, di solito si vince in volata, ma potrebbe esserci anche qualcuno che esce prima e ce la fa. Ma solitamente il percorso dice la volata, certo, sicuramente, poi dopo se qualcuno riesce a uscire ben venga per lui, siamo all'inizio della stagione, quindi poi sembra che sia diventata la gara, una delle gare più ambite, no? Quindi siamo arrivati a 200 iscritti, che è una cosa, mi diceva il Pio, è una cosa incredibile, insomma, no? È vero che purtroppo per la varie crisi, pandemie, Covid e così via, guerre, le corse sono sempre di meno, sono sempre più difficili da organizzare, però vedo che l'organizzazione qui non manca mai, insomma. Chiudiamo dicendo, chiunque vuole raggiungere il Moretti Village, come deve fare? Allora, siamo molto vicini all'uscita dell'autostrada, e via Pianighenti, basta metterla su Google Map, ormai si trova facilmente, via Pianighenti 257, ma clicca Moretti Village e poi da lì arrivare è molto semplice, perché siamo all'uscita dell'autostrada a circa 400 metri in linea d'aria, quindi è molto vicino, insomma, ecco. Vi ringrazio e vi aspettiamo tutti. E torniamo a quella che sarà la gara. Allora, abbiamo detto 172 saranno i corridori al via di questa edizione numero 11 del Gran Premio dell'Industria Civitanova Marche, sesto Memorial Cesare Lattanzi. Sono 27 le formazioni rappresentate quest'oggi. Per quanto riguarda le compagini marchigiane al via, la Calzadorieri Monte Granaro, l'Area Zero, la VPM Moretti Porto Sant'Elpidio, e tra le marchigiane inseriamo anche la MG KVIS, che è la società in pratica che organizza in questa occasione, anche se poi è la Cam Fermo quella che realizzerà questa manifestazione. Il binomio tra Maurizio Frizzo e il Pio Seghetti ancora una volta fatto centro, davvero i migliori dilettanti quest'oggi sono al via qui a Civitanova. Lo scorso anno
si fu volata generale e la vittoria andò al modenese Matteo Pongiluppi, che proprio sull'arrivo riuscì a precedere Francesco Carollo e Francesco Di Felice. Tutti e tre saranno al via anche in questa edizione, dunque anche loro probabilmente potranno dire qualcosa di importante. Vedremo la gara cosa ci riserverà. È chiaro che ci si aspetta il volatone generale, ma non è detto, considerando le schermaglie che naturalmente potrebbero andare a comprimere una gara come questa, dove anche una manciata di secondi potrebbero essere molto importanti. Noi adesso ci fermiamo ancora un attimo mentre stanno scorrendo le formazioni che andranno a partecipare a questa manifestazione. Ascoltiamo anche la voce del comune di Civitanova e del figlio e della moglie di Cesare Lattanzi. Roberta Belletti è l'assessore all'urbanistica della comune di Civitanova Marche. Siamo prossimi alla partenza di questo undicesimo Gran Premio dell'Industria Memorial Cesare Lattanzi. Davvero una bella manifestazione, ciclismo come promozione del territorio e non solo. Sì, Civitanova oggi è piena di persone, grazie anche al Pio Saghetti che ha organizzato questa bellissima manifestazione che è giunta alla sua undicesima edizione. Civitanova è piena di persone che giungono anche da fuori regione, quindi come diceva lei Civitanova diventa il centro non solo della cultura ma anche degli avvenimenti sportivi, quindi è un segno positivo, quindi Civitanova è una città sempre più in crescita. Con 27 formazioni al via, 172 corridori, segno evidente che chi ha organizzato lo ha fatto nel miglior modo possibile, sempre con l'appoggio del comune di Civitanova. Sì, il Pidio è un maestro in questo, ogni anno è sempre riuscito a far crescere questa manifestazione e il comune di Civitanova è vicino a queste manifestazioni, a queste persone che si impegnano e che realizzano questi eventi di successo. Grazie. Andrea Lattanzi e Delia, la moglie di Cesare Lattanzi, il figlio di Cesare Lattanzi, questo sesto memorial quest'oggi qui a Civitanova. Il ciclismo per tuo bar è stato sempre un punto di orgoglio, oggi lo è ancora di più vedendo tanta partecipazione e tanti bei corridori. Sì, diciamo che dopo ha cominciato la sua carriera ciclistica seguendo me e poi ha continuato da dirigente, prima con i giovanissimi e poi con sempre più in alto fino alle squadre dilettantistiche, come con la Triade ha fatto un bellissimo gruppo, una bellissima storia. E ha dato tanto al ciclismo, era molto appassionato, ha cercato di fare il meglio di sé da sportivo, da appassionato e questo è il risultato, significa che ha lasciato un bel ricordo e questa è la dimostrazione del fatto che siamo al sesto memorial dopo 7 anni dalla sua morte e siamo soltanto che orgogliosi. Un grazie a Pidio Seghetti, a tutto il gruppo e all'organizzazione per quanto sta facendo. Delia invece la moglie di Cesare Lattanzi. Il ciclismo è stata sempre la sua passione, lei lo seguiva? Io ho iniziato dai figli, da piccoli e fino che non ha smesso. È un punto d'orgoglio vedere tanta bella partecipazione a quest'oggi nella sua memoria. Moltissimo orgoglio. Sarebbe contentissimo visto che lui è stato un grande organizzatore. Sì, è vero, contentissima. E oggi lo celebriamo nel miglior modo possibile. Nel miglior modo possibile, sì. Gara completamente pianeggiante, abbiamo detto circuito di 3,5 km da ripetere 30 volte, totale 105 km, a metà gara il traguardo volante, dunque tra poco andremo a vivere le emozioni che solo una gara veloce come questa possono dare. Emozioni che arrivano ad inizio stagione, una stagione che sarà lunga e intensa per tutti quanti i dilettanti Elite e Under 23, questa è una primizia assoluta non solo delle Marche ma anche per quanto riguarda tutta Italia. Vediamo le formazioni che stanno per prendere conoscenza con quello che è il tracciato di gara, già schierati 172 concorrenti al via, abbiamo detto in rappresentanza di ben 27 società. Tra poco si partirà per questa 11ª edizione del Gran Premio dell'Industria Civitanova, sesto memorial Cesare Lattanzi. Organizzazione della SD Cam Fermo Costruzioni e Ambiente con l'alto patrocinio del comune di Civitanova Marche. Pronta la moglie di Cesare Lattanzi ad abbassare la bandierina a scacchi. Il servizio radio informazioni come sempre al gruppo ciclistico Capodarco, comunità di Capodarco, con Adriano Spinozzi, Laura Hoffman e Gaetano Gazzoli. Si parte dunque, 30 giri, 105 km, buon divertimento e d'obbligo a tutti, anche naturalmente ai tanti spettatori che oggi non sono voluti mancare qui presso la zona industriale a seguire lo spettacolo che può solo coinvolgere quello dei dilettanti Elite e Under 23.
Siamo solo alle prime battute, gruppo compatto, siamo al primo passaggio, gruppo compatto con davanti alcuni corridori, è presente anche il commissario tecnico della nazionale italiana Marino Amadori. Eccoli i corridori che svoltano in questo istante dopo il primo passaggio, 29 giri al termine, gruppo compatto molto allungato, 172 abbiamo detto i corridori al via, 27 le formazioni rappresentate, ci sono anche le compagine straniere della Zappi e della Monex. Abbiamo rivisto con piacere anche il direttore sportivo della Monex Piotr Ugrumov, secondo un Giro d'Italia, è davvero un bellissimo corridore, un gran campione come è stato, che sta cercando naturalmente di dare consigli giusti a un gruppo di giovani messicani che sono di stanza in Italia. Prime schermaglie intanto in testa al gruppo, qualcuno prova a fuoriuscire, altri si accodano, il gruppo però subito fin dal primo momento non vuole concedere spazio a nessuno. Vediamo le maglie dei calzatorieri nelle prime posizioni, calzatorieri Montegranaro, Marini, Silvano, abbiamo visto la della Maltinti, ancora calzatorieri, poi all'interno quelle della VPM, quelle della MG KVS Color for Peace, vediamo anche quelle dell'Area Zero, e dunque sarà una bella gara, difficile da decifrare. Abbiamo detto c'è il vincitore dello scorso anno, il modenese Matteo Pongiluppi, insieme a lui anche Francesco Carollo, che parte con il dorsale numero 1, che lo scorso anno è arrivato al secondo posto, c'è anche Francesco Di Felice, che lo scorso anno si è piazzato in terza posizione. Gruppo compatto, le maglie della Maltinti a chiudere il gruppo allungatissimo, lo vediamo in questo momento, intanto siamo a 26 giri dal termine, vediamo c'è due corridori che vanno in avanscoperta, dovrebbero essere Tommaso Dati della Mastro Marchi e del Toro della Monex, adesso vedremo un attimo se il gruppo concederà spazio ai due attaccanti di giornata, qui gli attacchi saranno una costante di questa manifestazione. È chiaro che però tutti si aspettano una volata generale, anche se non è detto, considerando anche il valore dei corridori che oggi sono in gara e considerando anche le squadre che sono rappresentate in questa manifestazione. Ancora gruppo compatto, tutto quanto allungato in questo preciso istante della gara, vediamo le maglie anche della BS Carrera, c'è anche il fermano Riccardo Ciuccarelli al via, ora davanti a schierarsi sono i corridori dell'Amico Tools a fare l'andatura in testa al gruppo che occupa tutta la serie stradale. Intanto c'è un tentativo d'attacco, siamo a 24 giri dal termine, sesto passaggio, vediamo, dovrebbe essere Colnaghi, il dorsale 71 della Onec, che va in testa, si porta davanti, dietro il gruppo controlla, se ne va in solitario dunque Colnaghi della Ovec, pronto a fare la differenza, vedremo se riuscirà a guadagnare qualcosa. A 15 secondi di vantaggio Colnaghi nei confronti del gruppo, che adesso lasciamo sfilare con le nostre telecamere, eccolo ancora Colnaghi, gruppo che occupa tutta la serie stradale, segno evidente che l'andatura non è sicuramente forzata in questo momento, Colnaghi al comando, il dorsale 71 della Onec. Il ragazzo, eccolo inquadrato dalle nostre telecamere, che aveva un vantaggio poc'anzi di una quindicina di secondi rispetto proprio al plotone. Su Colnaghi arriva adesso un altro corridore, in questo momento si tratta del dorsale 107 se non andiamo errati, eh sì, è proprio lui il dorsale 107 in questo momento, Michel Di Meri, è un corridore albanese. Prova lui adesso, il portacolori della Park Pri Iki Sport, Di Meri, a fare l'andatura. Di Meri lascia la compagnia di Colnaghi, il gruppo però è sempre lì molto vicino rispetto proprio a colui che in questo momento comanda la corsa. Eccolo il gruppo, sempre disposto in fila indiana, ripresi tutti, dunque gruppo compatto, riprese anche De Miri che è stato raggiunto dal gruppo al chilometro 31, gara che entra fra poco nel vivo perché al giro numero 15 ci sarà il traguardo volante di giornata che potrebbe sparigliare un po' il campo in questo momento. Bella questa inquadratura del gruppo che transita nel rettilineo opposto a quello d'arrivo, ancora schermaglie in testa al plotone principale, siamo a 19 giri dal termine, 11 percorsi dunque di giri, chilometri 38 e 500, eccolo, vediamo ancora il gruppo che rioccupa nuovamente la serie stradale, ottima manifestazione, oggi una bellissima giornata primaverile, mentre attenzione perché a due giri dal traguardo volante c'è un corridore che prova a fuoriuscire dal gruppo, dovrebbe trattarsi di Veneziano della Project, che guadagna una cinquantina di metri rispetto al plotone principale, dorsale 138 Veneziano della Project, vediamo al passaggio che vantaggio potrà avere Veneziano
si è lanciato in solitaria, eccolo il passaggio sui 7 secondi, poi ancora la D'Amico Tools davanti a fare l'andatura in testa al gruppo. Ci avviciniamo a quello che è il traguardo volante di metà gara, ci sarà volata per quanto riguarda il traguardo volante, eccolo qui, parte la volata, siamo a metà gara di questo 11° Gran Premio dell'Industria Civitanova Marche Sesto Memorial Cesare Lattanzi. Parte la volata per quanto riguarda il traguardo volante, volata lunga impostata da un corridore della futura team, è lui che va a vincere, si tratta di Guido Di Giulio Fabbri, dorsale 85, dunque è lui che si aggiudica il traguardo volante, gruppo compatto con Giulio Fabbri, futura team che ha vinto il traguardo volante. Siamo a metà gara, gruppo compatto, tutti i vari tentativi proposti fino a questo momento sono andati a vuoto, ora la Zalf che prova con un tandem a scandire il ritmo, tandem della Zalf composto da Guzzo e da Moro, vanno all'attacco, hanno 10 secondi di vantaggio, dorsale 37 Guzzo, dorsale 42 Moro, Zalf che prova a rompere un po' gli schemi che prevedono naturalmente quella che potrebbe essere la volata conclusiva, ma Guzzo e Moro provano a lasciare la compagnia, si sono avvantaggiati di qualche metro, siamo però intanto a 13 giri dal termine, percorsi 17 giri con il gruppo che torna compatto, chilometro 58 di gara, nulla da fare anche per il tandem Guzzo Moro, quello della Zalf, Euromobile, Desiree Fior, ecco l'inquadratura per Laura Hoffman e Gaetano Gazzoli, servizio radio informazioni, altri corridori provano a fuoriuscire dal gruppo, siamo a 12 giri dal termine, attenzione perché la situazione potrebbe cambiare da un momento all'altro, sono Rubino della Pregnana e De Laurentiis della Aran che provano a fuoriuscire dal gruppo, gruppo sempre però molto vigile e attento, eccoli i due corridori che provano a lasciare la compagnia degli altri, due uomini al comando, si sfiorano intanto ai 50 orari, la media della prima ora di corsa è stata di 42,1, attendiamo naturalmente che la media si possa alzare nel corso della contesa, nel frattempo sono in tre al comando adesso, attenzione, gruppo molto vicino, sono in tre al comando, erano già fuori col Naghi, De Pretto, Pierantozzi, attenzione perché la situazione può variare da momento all'altro, eccoli gli atleti in attacco, sono in tre al comando, sono il dorsale 83 Antilli della Mastro Marco, il dorsale 29 Parravano della Aran e il danese Endenberg della Sias Rime, tre uomini al comando, vantaggio 13 secondi, eccoli, e il danese Onnenberg che sta facendo l'andatura rispetto al corridore della Aran Parravano e poi Arzilli della Mastro Marco, dal gruppo provano a fuoriuscire altri corridori, terzetto dunque al comando, mentre entriamo nella fase calda di questa gara, di questa 11ª edizione del Gran Premio dell'Industria di Civitanova Sesto Memorial, Cesare Lattanzi, tre uomini al comando, eccoli, sono Hennenberg nell'ordine, Parravano e Arzilli, vantaggio che aumenta di qualcosina, 15 secondi sul gruppo per Arzilli, Parravano ed Hennenberg, gruppo che in questo momento cerca naturalmente di lasciar fare ma contenendo anche il disavanzo rispetto al terzetto di testa, ecco il gruppo che transita, ritardo gruppo rispetto ai tre alla comando, 15 secondi, gruppo che prova ad avvicinarsi ma rimangono sempre davanti Arzilli, Parravano ed Hennenberg, gruppo che si allunga inevitabilmente, eccoli tre alla comando, l'inquadratura è schiacciata in questo momento, il vantaggio è di 17 secondi per Arzilli, Parravano e Hennenberg, 6 giri al termine, 24esima tornata, tre alla comando, gruppo a 17 secondi, ora è Parravano che va a fare l'andatura, Hennenberg si mette alla sua ruota, rimane dietro Arzilli, il portacolori della Mastro Marco, tre uomini alla comando, ma quando mancano davvero pochi chilometri al termine, intanto media della seconda ora di gara 43.650. Alla comando troviamo sempre Arzilli, Parravano ed Hennenberg, eccoli inquadrati dalle nostre telecamere, il gruppo è poco più dietro, siamo al giro numero 26, 4 al termine per i tre alla comando, il gruppo è guidato dalla Beltrami in questo momento che insegue il terzetto alla comando composto da Arzilli, Parravano e dal danese Hennenberg, situazione dunque tutta quanta ancora da chiarire con tre uomini alla comando, ancora inquadrati dalle nostre telecamere con Mauro Mancini e con il gruppo che è guidato
dalla Beltrami, prova a rientrare sui tre al comando. Vantaggio che rimane sugli 8-10 secondi per Arzilli, Parravano ed Ennenberg. E la corsa entra prepotentemente in quello che è nel vivo per quanto riguarda il finale. Ennenberg, poi vediamo Parravano, Arzilli si mantiene a ruota in questo momento, sono le maglie della Aran, la formazione di Umbertone di Giuseppe con Parravano davanti, ora ancora Ennenberg, e questo è il gruppo che tiene a debita distanza il terzetto che momentaneamente è al comando. Si gira ancora con la situazione molto molto fluida e con il gruppo che sembra aver avvicinato i tre alla comando. Giro numero 27, sempre Arzilli, Parravano ed Ennenberg con il gruppo però che è guidato adesso dalla Maltinti, paga un ritardo di 8 secondi. Dunque situazione fluidissima, ancora la Maltinti nelle prime posizioni. Adesso siamo al giro numero 28, rimangono sempre tre alla comando, ovvero sia Arzilli, Parravano ed Ennenberg, ritardo del gruppo 9 secondi. È una situazione davvero molto molto fluida, gruppo che adesso prova ad allungare, arrivano anche a spingere i ragazzi della Zalf, Aeromobil, Desiree Fior, che non vogliono essere delle comparse quest'oggi qui a Civitanova Marche in questa bellissima gara organizzata dalla SD Cam Fermo Costruzioni e Ambiente in stretta collaborazione con l'alto patrocinio della Comune di Civitanova Marche. Intanto ripresi, siamo alla campana dell'ultimo giro, ripresi Arzilli, Parravano ed Ennenberg, gruppo compatto, ripresi i tre che avevano monopolizzato la parte finale di questa gara, ora si aspetta il volatone generale. Tanto pubblico quest'oggi, soddisfazione per quanto riguarda gli organizzatori. Parte la volata, attenzione, parte la volata, davanti vediamo le maglie della Zalf, ci sono anche le maglie della Gragnano, attenzione anche quelle della BS Carrera, si lancia lo sprint al centro, vediamo Lorenzo Cataldo ed è Lorenzo Cataldo della Gragnano Sporting Club che va a vincere in 2 ore 24 e 19 alla media di 43.654. Seconda piazza per Michael Zecchini della Zalf Aeromobil Desiree Fior, terza per Alessandro Motta BS Carrera, poi arrivano Andrea Tierucci, Maglio Moro, Traio Carlos Garcia, Lorenzo Montanari, Manuel Allori, Lorenzo Anniballi, decima piazza per Nicolò Arrighetti, sempre della BS Carrera. Dunque la Gragnano Sporting Club del direttore sportivo Alberto Conti va a segno qui a Civitanova Marche con Lorenzo Cataldo che batte Michael Zecchin e Alessandro Motta. Lasciamo spazio adesso ai protagonisti e agli organizzatori. Lorenzo Cataldo, Gragnano Sporting Club, corridore toscano, si è imposto in volata a questo 11° Gran Premio dell'Industria. Raccontaci innanzitutto la volata finale. Ma la volata finale è andata proprio come volevamo. Purtroppo è mancato Angiolini, che avevamo deciso di metterlo davanti alla mia ruota per lanciarmi al meglio, ma gli ha avuto un salto di catena e non c'è potuto essere. Comunque ho preso le migliori ruote, quelle della Zalf, all'ultima curva sono uscito quarto. A un certo punto ho alzato la testa, ho visto che mancavano 200 metri all'arrivo e sono partito, poi da lì fino all'arrivo a testa bassa. Contento, soddisfatto? Sì, contentissimo per oggi, ma per come è iniziata la stagione, che a parte la Firenze-Empoli, che purtroppo sono caduto all'ultimo giro quando ero davanti, poi comunque è già terza top ten nella quarta corsa, quindi meglio di così non poteva iniziare. La cambio l'aria. Michael Zecchin, secondo classificato qui a Civitanova, raccontaci la volata. Ma questo secondo posto brucia perché abbiamo corso da Dio come squadra. Peccato che io nel finale avevo paura di partire un po' troppo lungo. Il primo mi ha un po' anticipato e purtroppo questo secondo posto brucia per me, soprattutto ma anche per la squadra, perché la vittoria era in tasca. Grazie. Terzo classificato a Civitanova, Alessandro Motta, BS Carrera, avete fatto la corsa, siete stati in avanti scoperta, ma raccontaci la volata dove non sei riuscito per pochissimo ad importi. Ma non sono riuscito a colmare il lavoro eccezionale che hanno fatto i miei compagni, perché hanno lavorato veramente bene, quindi sono soddisfatto, ma purtroppo è andata così, però un terzo posto è sempre ben accetto. È sempre ben accetto, anche perché era da tanto tempo che non arrivava a podio, sono scontento. Siamo agli inizi della stagione, dove vuoi arrivare? Ma speriamo di continuare così, ieri abbiamo vinto, oggi un terzo posto, quindi direi che è partita bene. Carlo Pasqualini è il presidente della Federazione Ciclistica Italiana, comitato regionale, comitato provinciale Macerata, oggi a Civitanova una bella manifestazione.
Oramai da tanti anni questa è la manifestazione che apre la stagione del nostro movimento ciclistico maceratese e ogni anno cresce di importanza, di partecipazione, di organizzazione, quindi è veramente un piacere anche oggi essere qua, aver assistito a un bellissimo spettacolo di ciclismo in una bellissima città, in una bellissima location con un'organizzazione, oserei dire, pressoché perfetta. Quindi ci auguriamo che questo sia un appuntamento che vada avanti ancora per tantissimi anni e veramente sono molto contento e faccio i complimenti a chi si è impegnato in primis dalla società organizzatrice, all'amministrazione comunale, a tutti i volontari che ho visto sul percorso che hanno reso questa giornata veramente bella e proprio propedeutica alla promozione del ciclismo. Claudio Morresi, il vice sindaco del comune di Civitanova, nonché assessore allo sport, si è divertito quest'oggi a questo 11° Gran Premio dell'Industria Memorial Cesare Lattanzi, bella gara ciclistica, incerta fino all'ultimo centimetro, possiamo dire. Esatto, ha detto benissimo, mi sono divertito tantissimo, tantissima gente, organizzazione al top, nulla da dire, da ripetere negli anni successivi. Comune sempre a fianco degli organizzatori, lo ha sempre dimostrato nel corso degli anni. Sempre, sempre, sempre a fianco allo sport, a fianco agli atleti, a chi fa una vita sana e noi cercheremo di stare vicino a tutti. Il Piglia Seghetti insieme a Maurizio Frizzi ha organizzato alla grande questo 11° Gran Premio dell'Industria, questo sesto Memorial Cesare Lattanzi, davvero una bella gara, si è risolta come sempre in volata, ci sono stati vari tentativi d'attacco, nel finale tre corridori ci hanno provato senza costrutto, 172 partenti, 27 società al via e questa una grande soddisfazione per voi. Sì, veramente, è una gara che già ha preso piede da tempo, diciamo, incomincia a piacere, veramente, cioè a piacere, diamo oltre alla nazionalità, all'internazionalità, cosa vogliamo di più della vita? Oggi il percorso, diciamo, la giornata era bellissima, e i corridori erano un nucleo dei partenti non indifferente, abbiamo raggiunto, penso che più di questo non si può fare. Dicevamo, bella manifestazione, iniziata stamattina presto alla Moretti Village che vi ha ospitato come tutti gli anni ed è molto importante averle Moretti al vostro fianco, ma sono tanti coloro che vi hanno dato fiducia ad iniziare dalla comune di Civitanova Marche. Esatto, oggi senza, diciamo, senza Moretti, senza la famiglia Moretti sicuramente questa gara non avrebbe preso piede perché è stato lui l'artefice diversi anni fa a promuovere, diciamo, questa mia idea e da lì è partito tutto. Oggi ci troviamo ad raccogliere i frutti di un duro lavoro con i fatti che parlano praticamente, ma non dimentichiamo tutti gli altri sponsor, non dimentichiamo Speedy Service, non dimentichiamo Ross Carta, non dimentichiamo, diciamo, tutti quelli che anche con una semplice offerta hanno contribuito che questo evento venga fatto. E adesso un po' di riposo e poi si programmerà quello che sarà il prossimo Gran Premio dell'Industria sulla scia di questo che è stato veramente bello e eccezionale. Penso che sarà difficile, diciamo, a riproporsi sempre a sti livelli qui, però noi come tutti gli anni ce la mettiamo tutta. Prima ho parlato con il vice sindaco, molto entusiasta, che forse ha cavalcato il mio entusiasmo e praticamente ha detto un altro anno il Pio proveremo a fare ancora meglio, ancora meglio. Già quando non ti senti solo in questo ambiente che hai parecchie spalle, parecchie persone che appoggiano e ti appoggiano e ti promuovono, non è poco. Fine settimana decisamente importante per gli amatori, organizzato dal Pedale Fermano, Passa De Carlonis e Thermo Service Gas, in stretta collaborazione con l'AXI, andrà in scena a Fermo la prima prova della Coppa Fermo, trofeo Revisioni Pantaleoni. Sabato 11 marzo 2023, ritrovo alle ore 13 presso Revisioni Pantaleoni, si gareggerà su un tracciato di 30 km da ripetere due volte per entrambe le gare.